L'Abruzzo prosegue nel solco dei grandi eventi sportivi, ospitando dal 9 al 19 di settembre a Roccaraso i campionati mondiali di inline hockey, evento che inizialmente era stato programmato in Colombia e che adesso sbarca in Abruzzo causa pandemia Covid. Teatro dell'evento il Paleghiaccio Bolino, in gara 16 squadre maschili e 20 femminili per uno sport di nicchia, ma in crescita in tutto il mondo. Il 12 di settembre ci sarà la cerimonia di apertura dei giochi che, assicurano gli organizzatori, saranno una vetrina mondiale importante per l'Abruzzo e garantiranno anche un considerevole ritorno economico per il territorio. C'è stata una telefonata mia diretta con il presidente Marsilio da Tokyo, ho detto: Marco, abbiamo questa opportunità, lo vogliamo fare noi? Ce la facciamo? Devo dire, lui ha detto quanto ci costa e quanto ci dà. È stata bella l'idea di essere un po' i salvatori della patria, e con questo è nato questo campionato del mondo, che è una cosa bella a livello di immagine, ma soprattutto nel momento. Cioè, che l'Italia e che l'Abruzzo siano i salvatori di uno sport, portandogli anche utili, dico io, beh, è una cosa che mi inorgoglisce anche da uomo d'Abruzzo.